Buonasera a tutti, è Fax Amer. Ricorderete che la scorsa volta abbiamo iniziato a vedere la Gemara all'inizio del trattato di Bava Kamma, e la Gemara inizia paragonando Avot Nezikin, per cui le categorie principali di danno che abbiamo incontrato nella Mishnah, facendo una domanda, cioè chiedendo se Tolo Dotoren Kayotze Baen oppure no, cioè se le toladot, vale a dire le derivazioni delle categorie principali, hanno le stesse caratteristiche, le stesse conseguenze da un punto di vista legale rispetto ai padri, quindi rispetto alle categorie principali o meno. E abbiamo visto nella Gemara che questo concetto di Av e Tolada si ripresenta anche in altri ambiti dell'Alha. Un primo ambito che abbiamo affrontato è quello dello Shabbat, se vi ricordate. Il secondo ambito è quello della purità rituale. E avevamo detto che per lo Shabbat, cioè vale dire i lavori derivati, le categorie derivate, hanno le stesse caratteristiche degli Avot, e quindi dovremo cercare di spiegare dove sta la differenza fra e Torada, è quello che cercheremo di fare oggi, mentre per quanto riguarda l'impurità non è così, nel senso che Av e Torada hanno caratteristiche differenti, per cui un Av Tumma, quindi una categoria principale di impurità, avrà una capacità ben superiore di rendere impuro rispetto ad una Torada. Per i Nezikin avevamo detto che ci troviamo in uno status intermedio, cioè vale a dire che Toladot alcune volte assumono le stesse caratteristiche degli Avot, delle categorie principali, e altre volte no. Quindi dovremo vedere di caso in caso, insomma, poi vedremo degli esempi nella Gemara il merito. Sempre nella Gemara abbiamo visto che il criterio per stabilire cosa è Av e cosa no è la presenza di un certo tipo di lavoro nel Mishkan, nel tabernacolo del deserto, cioè quando un certo lavoro veniva praticato per la costruzione del Mishkan ci troviamo di fronte a un Av, ma questo non è l'unico criterio per stabilire che un qualcosa sia un Av, perché in realtà nella costruzione del Mishkan troviamo molti più lavori di quanti non siano riportati effettivamente nella lista di 39 lavori proibiti di Shabbat. I lavori che vengono segnalati in questa lista infatti sono i lavori che sono importanti, cioè quindi è un lavoro che è presente sia in costruzione del Mishkan ma ha anche una sua centralità, cioè quando un lavoro c'è in Mishkan ed è importante, allora ci troviamo di fronte ad un Av. La Mishnah di cui vi parlo si trova in Masechet Shabbat, nel trattato di Shabbat, nella Mishnah, nel settimo capitolo, Perek Klal Gadol, grande principio, riportato nella Gemara di Shabbat a pagina 73. I lavori, come abbiamo detto più volte, sono Arbaim Haserachat, 40 meno 1, quindi 39 lavori complessivamente. La Torah, quando ci parla dei lavori proibiti di Shabbat, non li indica esplicitamente, cioè la Torah effettivamente ci dice tante volte che è vietato lavorare in Shabbat, ma non dà mai una definizione chiara e sufficiente di che cos'è il lavoro, cosa vuol dire lavorare. Cioè se io faccio il barista, allora non devo fare il barista di Shabbat, per esempio, cioè noi lavoro possiamo intenderlo come un tipo di mestiere, per esempio, oppure un'altra possibilità è quella di collegare l'idea di lavoro a quella di fatica. Qualcosa che mi comporta molta fatica per me è un lavoro. Sono cose che magari possono anche essere faticose, però essere un piacere, cioè in fondo se mi piace fare giardinaggio, magari di Shabbat potrebbe essere buona cosa farlo, perché no? Ora la Torah scrive esplicitamente di alcune categorie di lavori. Parla dell'arare, parla del mietere in passi differenti, dell'accensione del fuoco esplicitamente e del trasporto di Shabbat. Questi sono gli unici lavori che vengono menzionati esplicitamente nella Torah. Gli altri, come facciamo a
a tirarli fuori. I Chachamim nella Mishnah e poi nel Talmud si occupano esattamente di questo. Arrivano alla conclusione che i lavori sono 39, e trovate qui la lista dei lavori. In realtà ciascuno dei lavori andrebbe poi illustrato per bene, cioè qui questa lista può farvi comprendere in realtà solamente qual è l'ambito concettuale di un certo lavoro, perché non è accennato minimamente, per esempio, qual è la tecnica di un certo lavoro, nel senso che una persona può raggiungere un certo obiettivo utilizzando delle tecniche differenti. Dovremo cercare di capire oggi, iniziare a capire più caso, perché non arriveremo ad una conclusione definitiva da un punto di vista lacchico, perché vedremo solamente due approcci o tre fra i molti possibili. E comunque non è detto che tecniche differenti per compiere la stessa azione corrispondono ad altrettanti lavori, o comunque altrettante azioni vietate, e non è detto neanche che il divieto sia per lo stesso motivo, e questo è rilevante nel nostro discorso. Se ricordate, la scorsa volta nella Gemara già avevamo accennato che trasgredendo a più categorie di lavoro differente di Shabbat abbiamo sanzioni differenti, cioè se io trasgredisco a due avot berachot, cioè due categorie principali di lavoro, dovrò portare due sacrifici. Abbiamo fatto l'esempio degli ergastoli, no? Uno ha 18 ergastoli, che vuol dire sta cosa? E quello stesso, ho 18 lapidazioni, oppure devo portare 18 sacrifici, ok? E questo mi dice pure che esiste un limite, cioè il massimo dei sacrifici che posso portare è 39, non posso andare oltre, perché se riuscissi a trasgredire tramite una serie di azioni tutti quanti lo Shabbat, esaurendo tutti i lavori, arriverai massimo a 39. Da dove arrivano queste categorie? Allora, i lavori, come sapete, come tutta quanta la Torah, sono stati rilevati a Moshe Rabbeinu sul Sinai. Molto carino, però sulla Torah non li troviamo scritti nuovamente. Allora i maestri devono iniziare a vedere se nella Torah c'è un qualche accenno, cioè il catino ti lasceremo tutto quanto a libera interpretazione, vi è dato lavorare, fate un po' come vi pare. Invece non è così. Come saprete, insomma, non è importante quello che c'è scritto nei testi in generale e nella Torah in particolare, ma anche il modo in cui le cose vengono espresse e anche la vicinanza di temi che possono sembrare lontani può essere un campanello d'allarme. Tante volte noi vediamo nella Torah, insomma, nei commenti, che i maestri non spiegano il senso delle parole, ma spiegano la semicutta parashot. Cosa vuol dire? Il fatto che due testi sono messi l'uno accanto all'altro nella Torah pur non entrandoci niente l'uno con l'altro. Per esempio, troviamo questa cosa due volte alla fine del libro di Shemot. Una prima volta lo troviamo all'inizio della parashah di Kittisa. Parashah di Kittisa è la parashah del vitello d'oro. Tuttavia, all'interno della parashah sono presenti vari argomenti. La primissima parte della parashah si richiama ai brani immediatamente precedenti, che sono la parashah di Terumah e Tetzaveh, dove noi incontriamo il comandamento divino rispetto alla costruzione del Mishkan, del tabernacolo. All'inizio di Kittisa il discorso continua, cioè si parla di altri arredi del Mishkan. Subito dopo la Torah parla dello Shabbat, quei versetti che conoscete tutti, il Veshalu ben eseretta Shabbat, come diciamo qui l'uscio il sabato mattina, quello è scritto nella parasha di Kittisa. La domanda che si pone, che c'entra con l'altro, che ci azzecca Shabbat con la costruzione del Mishkan, e questo salto logico, adesso vabbè, chiaramente poi i filosofi su questo hanno scritto tanto, cioè uno è il santuario del tempo, l'altro è il santuario dello spazio, vabbè, però insomma, che c'entra l'uno con l'altro? Lo stesso troviamo all'inizio della parasha di Vayakhel, che è la parasha che viene invece dopo la parasha di Kittisa,
dopo che Moshe Rabbeinu è sceso dal monte, insomma, dopo il peccato del vitello d'oro, e Parashot, Vayechel e Pekudè, nelle quali troviamo la costruzione, stavolta all'atto pratico, del Mishkan. Qui nuovamente, pensate, Moshe Rabbeinu scende dal monte e può dire quello che gli pare in quel momento, no? Dica ciò che gradisce di più. E il primo discorso che fa, Moshe Rabbeinu, una volta sceso, insomma, subito dopo Kippur, sceso con le seconde tavole della legge, è sullo Shabbat. C'è alcuni versi sullo Shabbat che adesso vedremo, insomma, accenderemo a questi versetti, e poi si riporta nuovamente l'ordine della costruzione del Mishkan e troviamo l'esecuzione. Nuovamente, se una volta sola può essere un indizio, due volte possono cominciare a costituire una prova di un fatto. I maestri da queste vicinanze hanno ricavato l'idea che esiste un certo tipo di legame fra lavoro e costruzione del Mishkan, e quindi la definizione di lavoro proibito di Shabbat deriva da azioni compiute per la costruzione del Mishkan, del tabernacolo. Alcuni quindi ritengono che la vicinanza nella Torah dei beni relativi a Shabbat a Mishkan, nella lasciare di Tissà, serve a dirci che i lavori proibiti di Shabbat sono quelli necessari per la costruzione del Mishkan. Altri invece ritengono che la vicinanza ai brani voglia dirci qualcosa di differente. La domanda è questa: noi sappiamo che lo Shabbat è molto importante, no? Sappiamo che lo Shabbat ha dato al popolo di Israele, cioè ha istituito il sabato subito, praticamente, quando ha creato il mondo. Sappiamo che fa molto, molto importante, e sappiamo pure che l'idea di avere un santuario è altrettanto importante. La domanda è questa: fra i due, cos'è più importante? Nel senso, nel momento in cui Dio dice di costruire il Mishkan, cosa la meglio, il Mishkan o lo Shabbat? E quindi, di Shabbat si può costruire il Mishkan oppure no? Ho tradotto in termini tecnici: la costruzione del Mishkan respinge il sabato? Questa è la domanda, insomma, che si pone. Dalla Semicuta Parashot, poi insomma pure da altri versetti, ad esempio Et Shabbetotai Dishmorum Mikdashit Tiravani Hashem, rispetterete i miei sabati e temerete il mio santuario, sono il Signore. Anche in questo versetto si capisce che l'aspetto fondante qual è quello del rispetto del sabato, dei sabati, insomma, dei sabati, delle feste comandate, che era meglio anche persino sul santuario e sulla sua costruzione. I maestri, comunque, vedendo quel brano in Kittissà, in Vayechel, dicono che la costruzione del Mishkan di Shabbat è proibita, e quindi la costruzione del Mishkan e tutte quante le azioni necessarie per sono da considerarsi lavoro, e quindi quelle sono le azioni che sono proibite di Shabbat. Altri invece iniziano a lavorare a 360 gradi su tutta quanta la Torah. Quante volte c'è scritta la Torah al mio lavoro? Il termine lavoro nelle sue varie declinazioni, cioè il melakà, melakto, il suo lavoro, oppure melekhet in una semikut, compare 39 volte complessivamente. Per cui, visto che c'è scritto 39 volte, allora 39 sono i lavori proibiti di Shabbat. Altri ancora ricavano questa cosa dall'inizio della parasha di Vayechel. Normalmente, quando Moshe Rabbeinu si rivolge al popolo di Israele, utilizza un certo tipo di
di espressione. Nella Varacea di Vaiachella utilizza un'espressione un pochino strana, cioè Bucciarabello scende e dice L a Devarim, queste sono le cose, le parole, Ascelsi Pashem la Sottotam, che il Signore vi ha comandato di fare, e poi inizia a parlare dello Shabbat, Ascelsi Amim, te la sembra casa, i giorni si farà il lavoro, eccetera, eccetera. E poi si parla del divieto di accendere il fuoco nelle proprie abitazioni di sabato. Lotte Veroesh Bechol Moshodechem Beyom Shabbat. Questa espressione Elia Devarim ha attirato, per la sua rarità, l'attenzione dei maestri, i quali hanno detto che L vale numericamente 36 in gematria, lamed 30, alef 1 e 5. L Devarim è un plurale, quindi il minimo di un termine plurale vale 2. L'articolo determinativo ha Devarim aggiunge 1 e si arriva a 39. Questo tipo di spiegazione può sembrare sospetta, cioè può sembrare un tipo di spiegazione che giustifica un dato di fatto, cioè il fatto che si sa che ci stanno 39 lavori, adesso vediamo dove andare a trovarlo. Insomma, cioè, quando uno legge questa Drasha, sinceramente ha questa impressione, cioè sembra qualcosa di artefatto, non so come dire, però fatto sta che le cose stanno così, cioè effettivamente 36 più 2 più 1 fa 39, quindi almeno perché l'articolo è uno? Da un punto di vista, perché avrebbe potuto non utilizzarlo, usandolo aggiunge 1, e comunque anche coloro che non derivano i lavori proibiti di Shabbat dalla semicota parashot, dalla vicinanza di parashot, concordano nel dire che i lavori proibiti sono quelli necessari per la costruzione del Mishkan, cioè quindi questo fatto è assodato, cioè il legame Shabbat-Mishkan l'abbiamo portato a casa. Come vi dicevo prima, sarebbe possibile pensare che la nozione di lavoro sia collegata a quella di fatica, e invece non è così, cioè pensate per esempio che accendere un fiammifero, cosa che non comporta nessuna fatica, è totalmente proibito di Shabbat, mentre se uno vuole spostare dentro casa sua effettivamente tutti i mobili senza distruggerli, come ricordava il professore, la cosa sarebbe permessa, almeno secondo i criteri della Torah la cosa è certamente permessa all'interno di una proprietà privata. Oppure, rimanendo il trasporto, non può portare un fazzoletto in tasca, ma può spostare l'armadio dentro casa. Ti pregherei di tenere la cosa strettamente riservata dai motivi di Shalom Abayit. Allora, come si riferisce l'Abba adesso? Come ricordavamo all'inizio, per la definizione dell'Abba concorrono due criteri distinti, cioè da una parte l'importanza del lavoro nella costruzione del Mishkan, da una parte, dall'altra parte l'importanza del lavoro di per sé. Qui c'è un refuso sul foglio. I lavori importanti della costruzione del Mishkan sono avot, quindi cioè tutti quanti i lavori che non sono considerati importanti non sono avot invece. E parimenti, i lavori importanti agli occhi degli uomini, anche se non c'erano nel Mishkan, sono da considerarsi avot. Quindi i 39 lavori che troviamo sono i lavori importanti del Mishkan e i lavori importanti per gli uomini, secondo questo punto di vista. Secondo alcuni, i criteri vengono applicati contemporaneamente, cioè serve un lavoro sia importante nel Mishkan sia importante agli occhi degli uomini per essere considerato un'avva melah. L'assenza di uno di questi due criteri converte l'azione in una torata, cioè se un lavoro o non c'era nel Mishkan o non è considerato importante, allora ci troviamo di fronte ad una torata. C'è la discussione tra gli Shonim, cioè tra i commentatori del Talmud, se
inserire fra gli avot, cioè fra le due principali di lavoro, quelli che, quei lavori che servivano per i sacrifici. Cioè noi non sappiamo se si tratta solamente dei lavori dell'edificio, insomma, del Mishkan, della costruzione vera e propria, o anche i lavori che servivano per il funzionamento del, del Mishkan. L'esistenza delle Toradot, oltre dal ragione teologico, cioè in fondo se noi abbiamo un padre è naturale che ci abbiamo un figlio, altrimenti il padre non sarebbe padre. Cioè il fatto che vengano chiamati Avot sottintende che ci sia, che c'è necessariamente qualcosa al di sotto che lo faccia diventare, lo faccia definire tale. E quindi oltre al ragionamento logico viene ricavato da un versetto della Torah, un versetto che parla di, di una questione abbastanza tecnica riguardo ai, ai corbanot, e si parla delle trasgressioni che devono comportare un certo tipo di sacrificio. La Torah dice Viasa Ahat Menna, a un certo punto dice Viasa e ha fatto Ahat Menna, una di quelle cose. Ora Mehenna introduce l'idea di un partitivo, nel senso che c'è un tutto e una parte. Quando intendo Mehenna ho una totalità e ho fatto qualcosa di questa totalità. Spiega i maestri che Henna sono gli avot, quindi sono le categorie principali di lavoro. Mehenna possono essere non solamente una parte di, ma anche min, indica anche la provenienza, cioè, quindi ciò che deriva da. Ahadmen ha fatto uno delle cose che provengono da quelle, e quindi le Toradot. Non c'è un numero predefinito di Toradot, ciascuna ha varie derivazioni. C'è una storia nel Talmud di Yerushalmi che dice che Rabbi Yochanan e Resh Lakish studiarono le Melakot per 3 anni e mezzo e riuscirono a trovare 39 Toradot per ciascun Av, cioè quindi ciascuna categoria principale di lavoro proibito di Shabbat ha 39 derivazioni secondo questa, questo fatto narrato nel Talmud. Cosa definisce la Toradà però? La Toradà è un lavoro che è parzialmente simile all'Av. Se però la somiglianza è totale e cambia la tecnica dell'azione, che persegue però lo stesso scopo, come dicevo prima, cioè posso fare una stessa azione utilizzando una tecnica differente, oppure posso fare una stessa azione che persegue lo stesso scopo rispetto a un oggetto differente, tra poco vedremo degli esempi, forse parlando di categorie astratte può essere un po' complicato capire. Alla luce elettrica o per il fuoco, per esempio. Questa potrebbe essere un'idea, boh? Sì, cioè, rispetto al modo di ragionare, sì. Pure vedremo esempi rispetto al piantare un albero, piantare un seme, per esempio, rispetto al, all'oggetto. Quindi, se la tecnica è la stessa, però l'oggetto dell'azione è differente, non parleremo di Toladà, ma di un av. Cioè, la luce elettrica può essere un problema perché in realtà viene inquadrato sotto vari aspetti, sotto varie categorie di lavoro, non è detto che sia per forza fuoco. Non è univoca la lettura di questo fatto. E altri invece ritengono che le azioni che riproducono gli avot nella tecnica e nel fine sono avot a loro volta. Cioè quindi quando ho un'azione che ha la stessa tecnica e lo stesso fine ho necessariamente un av, ma quando si usa una medesima tecnica ma una finalità differente, allora mi trovo di fronte ad una Toladà. La Gemara porta degli esempi rispetto ad Av e Toladà. Cioè, fra i lavori del sabato, il primo lavoro è Choresh. Choresh è arare. Tutti i lavori di Shabbat sono divisi in
macro categorie, cioè ve lo segnalavo nella, all'inizio del foglio, 11 lavori riguardano la preparazione del pane, sidura de pat, 13 sono con le vestiti, 9 la scrittura, 2 la costruzione, 2 il fuoco, 1 la conclusione di un lavoro, e poi abbiamo il trasporto da un tipo di proprietà all'altra, che è una categoria a parte. La prima delle categorie è il Koresh, appunto l'arare, perché è una preparazione per la semina. E la Gemara scrive, ora, quando uno deve arare, che cosa fa? Cosa sta facendo? Sta facendo attraverso uno strumento un solco all'interno del terreno. Ora, dice la Gemara, che altre azioni che sono Hofer e Korez, cioè fare una buca e fare un solco nel terreno, sono un unico lavoro. Cioè Koresh, Hofer e Korez afferiscono ad un'unica categoria. E questa è un'affermazione che troviamo nella Gemara. Dovremo spiegare, perché lui dice, va bene, abbiamo capito che dobbiamo inquadrare questa cosa sotto il titolo Koresh, che è la macro categoria. Ma Hofer e Korez, cioè fare una buca e fare il solco, sono un avval una volta oppure una toladà? Come dobbiamo inquadrarli? Che cosa sono? Questa è la domanda sostanzialmente. Per questo volevo vedere con voi alcune halakhot di un posek, insomma, che riporta un punto di vista particolare, un posek classico, il Rambam, il Maimonide. Ed è bene comunque conoscere quello che scrive il Rambam. È bene pure perché, insomma, il Rambam era piuttosto abituato a questi concetti, cioè che ricordano molto da vicino il genere della specie aristotelica. E scrive, il Rambam riporta degli assunti di carattere generale e riporta degli esempi specifici. Scrive il Rambam, siamo nell'unica fonte, insomma, riportato oggi, al punto Aleph. Melakocce caivi malem schila vecharet bevesit okorman khatat bishgaga me enavot umento ladot. I lavori per i quali si è passibile di seghilà, quindi di lapidazione, e il karet, se fatti volontariamente, okorman khatat bishgaga, oppure sacrificio espiatorio, se fatto involontariamente, me enavot umento ladot. Alcuni sono avot e altri sono toladot. Poi inizia a indicarle nella Halef quali sono i 40 lavori. Possiamo saltare e passare alla Halakhabet. Dice Rambam, collello a Melachot, vegolce uminenam, enni kreim avot Melachot. Cioè tutti questi lavori. L'ebraico del Rambam è spettacolare, bellissimo, comprensibilissimo. Cioè tutte quante queste Melachot. Vegolce uminenam e tutto ciò che è del loro discorso, possiamo dire, cioè, quindi che le riguardano, sono chiamati avot melachot. Quindi cosa vuol dire avot? Questi lavori indicati sopra, cioè 39 categorie e tutto ciò che li riguarda. Adesso cosa vuol dire tutto ciò che li riguarda? Questo è il problema. E Rambam lo chiede subito, chiede che zad uinyanan, cioè ha introdotto un concetto e subito lo spiega. E kada koresh o akofer o seharitz adese av melach. Lui, il Rambam, spiega un'espressione che abbiamo incontrato in Masechet Shabbat, dicendo che sia il Koresh, sia il Chiara, Hofer, chi fa una buca, e chi fa un Haritz, chi fa un solco, Arezè Av Melacha. Cioè il fatto di dire che queste tre categorie sono l'unico lavoro, vuol dire che tutte e tre sono avot. Perché? Shekola Hat Vahat Ben Hafirab Karka. Perché ciascuna di loro è una hafira bakarka, è uno scavo hafira bakarka del terreno. L'akpor vuol dire scavare. Vignane kadu. Ed è un unico argomento. Cioè, quindi Rambam cosa sta dicendo qui? Che abbiamo individuato una tecnica affine per fare un certo lavoro e questo definisce non solamente una tecnica ma anche uno stesso supporto in questo caso, cioè tutte queste azioni sono azioni di scavo nel terreno, punto.
Questo è sufficiente per dire che ci troviamo di fronte a un'app. Quindi, per avere la tua DAD dovremo cambiare tecnica o cambiare supporto. Potrò chiedermi, non si può fare uno scavo nel terreno, ma fare uno scavo nel budino è un'app oppure una tua DAD? Cioè, se io faccio un solco all'interno del budino. Adesso la cosa non è vitale in questo caso, però insomma, mi trovo di fronte a un'app o una tua DAD, posso iniziare a rispondere, visto che il supporto cambia, allora mi trovo di fronte ad una tua DAD. Comunque, non si potrebbe tagliare nulla. No, no, d'accordo, vabbè, c'è pure un lavoro che è tagliare, mi devo spiegare. No, qui sta dicendo fare una buca nel terreno. E poi c'è un altro problema, cioè qui Rambam ancora non ha accennato allo scopo della cosa. Perché io posso fare una buca per tanti motivi, cioè l'esempio classico di una cosa che vi dà di Shabbat, però me la cascia nazza di cale fa. Cioè io faccio un lavoro ma non ho bisogno del risultato proibito del lavoro. Sì. Esempio qual è? Sempre faccio una buca. Cioè, se io voglio della terra, come faccio? Cioè, io dico, guarda, prendimi un carretto di terra. Che faccio? Prendo la pala e faccio una buca. E carico poi la terra nel carretto. Ok? La tecnica è esattamente la stessa dell'aratura. Ma la finalità è diversa. Ma io, appunto, quello che dice la carica, me la faccio, se di cale può fare. È un lavoro nel quale non ho bisogno del corpo del lavoro stesso, cioè non ho bisogno del lavoro, ho bisogno di qualcos'altro. E questa cosa è proibita del Shabbat, ma non è la melachà chiaramente. Cioè se io faccio una buca per ottenere terra, non si tratterà dell'av che si chiama Koresh, invece che il lavoro proibito del proprio, che è qualcosa che serve per seminare, però, all'atto pratico. Per cui io faccio la buca non perché mi serve la terra, ma perché mi serve la buca. Perché devo metterci qualcosa dentro poi? Dice che Hanazore Asraim o a Notei la notte o Mavrichi la notte o a Markiv o a Zomer. Qua vengono riportati 5 categorie di lavoro e vi devo confessare che sono molto fortunato perché sono stato dal professor Iona a raccogliere la Ravot, per cui vi sono fatto spiegare alcuni aspetti di questi lavori che vedremo sono abbastanza simili, no? Il secondo lavoro, sapete, è quello di seminare. Ora, quando si semina si possono fare varie cose, varie azioni. Una prima azione è quella di avere delle sementi e mettere nel terreno, no? Zorea Sarin. Cioè se voglio piantare del grano, appunto metto dei semi nel terreno e questo... Faccio anche il buco. Mm? Devi fare anche il buco. Sì, no, il buco l'ho fatto prima, l'ho fatto Koresh e poi subito dopo ho Zorea. Ho la Zoria. Ugualmente, notei la notte, piantare un albero. Ok? Qui abbiamo tecnica simile, un risultato differente. Una volta mi crescerà una pianta e l'altra volta mi crescerà un albero. Passiamo a cose più difficili, Mavrich. Conoscete questa parola probabilmente. Mavrich, conoscete tante parole simili, conoscete la parola Berach, conoscete Beraha. Mavrich è una tecnica agricola che mi ha spiegato il professore, si chiama Margotta in italiano, che vuol dire prendere il ramo delle foglie, insomma, di un certo albero, piegare l'albero sulla pianta e conficcare queste foglie, insomma, questo ramo all'interno del terreno. E questo può fa inginocchiare Mavrich, fa inginocchiare, piegare la pianta. Pensate pure la bella cam, l'edizione divina, fa questo lavoro, insomma, arriva dall'alto verso il basso e questo fa crescere altre piante, insomma. E Mavrich, Markiv che è l'innesto che conoscete, Zomer è la potatura, in particolare il taglio dei pampini
cioè delle foglie dell'uva, che è necessario perché una volta tagliate queste foglie la pianta cresce più forte. Quindi questo qui, pur essendo un'azione completamente differente perché si tratta di un taglio, porta allo stesso effetto del seminare, piantare l'albero, fare la margotta e non mi ricordo più l'indesto. Pollello, ave Hatsky, il Rambam. Tutte queste categorie sono un unico av, sono un'unica categoria principale di lavoro per i lavori proibiti di Shabbat. Quindi Anechat è un unico argomento. Shekol Hat Men Itzmoch Davaru Itkaven, perché tutte quante queste azioni perseguono lo stesso scopo, che è quello di far fiorire qualcosa. L'unico lavoro che un po' si distanzia dagli altri di questi cinque è effettivamente la semirà, cioè il tagliare le foglie, il potare, ha una tecnica molto differente rispetto al seminare, piantare l'albero, eccetera, eccetera. Per cui alcuni ritengono che per via di questa distanza nella tecnica, pur riconoscendo che si persegue lo stesso scopo, ci troviamo di fronte non ad una, non ad una categoria principale, ma a una tolerata. Così dice il Rambam. Ora qui scopriremo quanto è povera la lingua ebraica. Uno che taglia il frumento, o chitnito, un legume, e adesso divertitevi. O bozzer anavim, ditemi come si dice questo verbo in italiano, io perché non lo so. Uno che taglia l'uva, bozzer. Vendemmia. Vendemmia cosa indica il fatto o l'azione del tagliare l'uva? È vendemmiare quello lì? Vendemmiare vuol dire tagliare l'uva. Okay. L'uva, però raccoglierla. No, no, tanto ce ne stanno altri. Godert Marim, uno che taglia i datteri, come si chiama? Tagli i datteri? Sì. Anche quello non l'ho raccolta. Ma come si chiama? Dico? C'è un nome? Non c'è un nome in italiano. In ebraico si chiama Godert Marim. Cioè, per ogni azione, per ogni pianta che raccogli, c'è un termine specifico. Ammosek Zetim, chi raccoglie l'olive sempre adesso. O Auretenim, o una azione raccogli i fichi. Tutte quante queste azioni sono una forma di mietitura. Collello av melachah haten sono un unico av melachah, shekolachat men la corda varmi gidulav mitkaben. Come definiamo la cosa? Adesso noi abbiamo tante specie, tanti esempi di una cosa. Come definiamo il lavoro? E qui è il lavoro grandioso che fa Maimonide. Shekolachat men la corda varmi gidulav. Strappare una cosa dalla sua crescita, cioè quando c'è una cosa che sta crescendo e io attraverso il mio taglio interrompo la crescita, sto facendo questo av melacha. Ma le olive mica si vanno a raccogliere, cioè si raccolgono da terra. Sì, ma dopo va battuto. Sì, fa le fai cadere. Sì, sono tecniche diverse. Sì, tecniche diverse, però qui appunto, cioè strappare qualcosa da, adesso non so in particolare Mosek Zedim, se si riferisca l'azione effettivamente dello muovere l'albero per far cadere l'olive, può darsi tranquillamente, cioè che si riferisca a quell'azione. Sì, perché l'altra non raccolta invece. L'altra no, si raccoglie da terra. Non raccolta quando già hanno smesso di crescere perché sono già separati. Sarà lui, d'accordo. E vedrete se e questo per il Sesot. Quindi Rambam porta degli esempi a partire dai primi lavori che incontriamo nella Mishnah e poi dice per il resto fate voi il criterio, ormai l'avete capito, cioè potete andare avanti da soli. E ora prosegue Rambam nella Chae spiegando che cos'è la Torah, cioè lui ci ha portato adesso degli esempi di Avot dicendo che questi lavori di cui abbiamo parlato fino adesso sono tutti quanti avot e quindi sono ben più di 39 intanto, no? Perché in realtà ad ogni av corrispondono tutta quanta una serie di lavori. La Torah che cos'è però? Ora, a Torah io a Melachah ma le av me lo avot, cioè la Melachah è un lavoro simile agli avot. Torah, la direzione noi rispondiamo grazie Dante Maimonide, ma già tutti i lavori che ci hai detto prima sono lavori simili all'av che conoscevamo. Dove sta il criterio? Chezat risponde con un esempio. Rambam.
Amichatech et hayerek miat levashlo. Arezeh hayav shezo amelacha toledet chinah. La lezione che taglia un po' di verdura per cucinarla, arezeh hayav shezo amelacha toledet chinah. Shatochen lokeach guf echad umchaleko le gufim arbe. Cioè, se uno appunto ha poca verdura e la fa a pezzettini, cioè tipo come si fa col prezzemolo, ci troviamo di fronte a cosa? È un lavoro permesso in Shabbat oppure proibito? Dice Rambam, questo lavoro è simile alla Dechina, è simile alla mietitura. Che c'entra? C'entra il tipo di tecnica, perché? Perché qui ho qualcosa di grande che viene frantumato in tante piccole parti all'atto pratico, per cui se voglio fare il soffritto di Shabbat, a parte che fare il soffritto in sé per sé è proibito, però già l'azione di preparare il soffritto, cioè tagliare le cose per, è invece tagliarlo per mangiare, sì, qualcosa di proibito, sì, ma non tagliare fino fino, cioè tagliare, quando si taglia il Shabbat si taglia a pezzi grossolani, non, e neanche si fanno tagli precisi, insomma, quando si va a tagliare, cioè se comincia a dire voglio che il pezzo di un attimo, cioè se dico l'insalata deve essere fatta di fogliolini di 6x6, quello è un altro lavoro, è un mecatec, cioè c'è qualcuno di dove si va a tagliare di Shabbat, oppure se comincio a fare, non so come si chiama, tipo il prezzemolo, cioè fatto fino fino, pure quello è proibito di Shabbat. Come si chiama? In italiano? Boh. C'è il termine piemontese. Com'è? Ciapulè. Ciapulè. Non è ciapulè. E allora, il prezzemolo. Però comunque la tecnica è la stessa del macinato, cioè la tecnica non è esattamente la stessa perché devono macinare degli strumenti specifici. Però lo scopo che perseguo, cioè quello di prendere un corpo e dividerlo in molti corpi, rende questa cosa una derivazione della macinazione. Cioè sebbene ci troviamo fronte al lavoro distante dal macinare, troviamo una similitudine. Vecolo se davara, dov'è l'esè? Ha resetto, ha detto che e cioè chiunque fa qualcosa di simile a ciò sta facendo una derivazione del macinare. Vechen allokeach lashon shel matechet veshafodo kedelikach meafaro kedelek shosim sorfe azav arezeto ledet china. C'è uno che prende il metallo e inizia a grattarlo. Adesso non so come si dice in italiano, io ho scritto traducendo satinare, ma non è giusto, cioè satinare vuol dire far diventare brutto, liscio, però satinare vuol dire farlo liscio, no, esatto, però dico la smerigliare, va bene. Comunque lui fa questa cosa per ottenere della polvere, sì, dal limarlo forse, sì, limatura, sì, sì, effettivamente, sì. No, però il fatto è questo, cioè che Sharp è un allisciare, cioè per questo vabbè, comunque lui alliscia per tenere la polvere, insomma inizia a fare questo lavoro. E come fanno coloro che raffinano l'oro, sta adesso lui cosa sta facendo? Sta semplicemente macinando del metallo e quindi si tratta di una derivazione del macinare per via del tipo d'azione che sta facendo, perché ha un corpo che a bradere, sì. Vabbè, abrasione, sì. Perché? No, per le rigale è per ottenere la privilegio. Ma perché diceva che vuol dire lisciarlo? No, ma pure con l'abrasione si fa sempre questo movimento. Così, insomma, tante volte i gesti sono molto più semplici della. Sì, sì, con la lima. Uno deve trovare la limatura. Allora, quindi, questa è una derivazione della macinazione, scrive il Rambam. Altro esempio, prendere il latte, alaha 6, una persona che prende del halab, del latte, vena da un bocche va e ci mette del caglio, che delle cabezzò, ci mette del caglio per ottenere, cioè per separare la cagliata dal siero, insomma per fare in modo che succede questo. Cosa sta facendo? Cioè in fondo aveva del latte e ci ha messo qualcosa dentro. Attraverso questa sua azione sta facendo una derivazione del separare, altro lavoro di Shabbat, no? Cioè se ho il grano e la pula, parlando del grano, lì abbiamo un lavoro che si chiama
Borer o Merakhed, insomma, e diciamo nell'espressione vicina si chiama Arkada, poi nell'Alaha diventa Borer, separare, selezionare. Questa cosa in Shabbat è proibita. Facendo questo lavoro, cioè mettendo il caglio dentro al latte, ottengo una divisione all'interno del latte, quindi ottengo una separazione, e quindi questo lavoro è, udite udite, una Merakha del, scusate, una Torah del Borer. Se invece abbiamo fatto veramente del formaggio vero e proprio con questo caglio, a quale lavoro siamo contravvenuti? Siamo pasibibena per bonè, cioè una forma di costruzione addirittura, cioè ho una massa informe che diventa un corpo ben definito, Chayav, per cui Mishum Bonè. E comunque dice poi il Maimonide che ciascuno degli Avot ha delle Toradot secondo il modo in cui si è ragionato. Ora abbiamo visto un approccio alla questione, quella del Maimonide, e volevo vedere con voi alcune righe, perché sono oltre il tempo massimo, su un'altra posizione, che è la posizione del Ramach. Ramach, Moshe Cohen di Lunel, era un contemporaneo di Maimonide, che sostiene che i lavori di Shabbat sono 39, cioè perché effettivamente con quello di 19 mogli dei lavori non sono più 39, diventano 150.000, perché non c'è più un limite. E se dovessimo includere tutti quanti i lavori citati nelle Gemarot che abbiamo visto, ai quali il Rambam fa riferimento, supereremmo, usando solamente quelli agevolmente, 50 lavori proibiti di Shabbat. Questi lavori citati poi nel Talmud non erano presenti nella costruzione del Mishkan. Il Mishkan non c'ho bisogno di olive, sicuramente, o di datteri. E questo è un criterio, il fatto che un lavoro ci fosse o meno nel Mishkan, è un criterio per stabilire se un lavoro è un av. Per cui dice che tutti quanti quei lavori che non c'erano nel Mishkan devono essere considerati delle toradot, che vengono segnalate per dirci che se si trasgredisce ad un av e alla relativa Torada si viene puniti solamente una volta, come ho visto nella Gemara in Baba Kamma, no? Ciascuno trasgredisce A e Torada, e poi c'è un rapporto verticale e non orizzontale tra i lavori, allora c'è solamente un sacrificio. E in realtà la discussione tra Rambam e Ramach, secondo Tosafot, deriva da differenti versioni del testo della Gemara, ma non entriamo nel merito, non so, perché è una questione abbastanza tecnica. È importante segnalare poi, visto che ci troviamo all'uscita di Shevit, all'uscita dell'anno sabbatico, che troviamo anche rispetto ai lavori proibiti durante Shevit, cioè rispetto alle azioni agricole, Avot e Toladot. Ma mentre per lo Shabbat c'è un aspetto di definizione dell'arte collegato allo scopo che il lavoro persegue, per l'anno sabbatico è rilevante solamente la tecnica utilizzata. Cioè, quindi un conto ad esempio è seminare, un conto è piantare l'albero, cioè ogni cosa va considerata di per sé. La cosa importante è il tipo di tecnica che viene adottata per fare una certa cosa, per cui per esempio il piantare un albero è solamente una Torah, non è un av. Cioè effettivamente allora, quando parla dei lavori proibiti durante l'anno sabbatico, dice state callo, ti sarà il tuo campo, non seminare, non dice non piantare i tuoi alberi, non dice nulla del genere. Quindi, visto la tecnica è simile, ci troviamo di fronte ad una Torah. C'è poi una altra situazione particolare che è segnalata da Rabbeinu Hananel nel suo commento al Talmud. Secondo la Gemara, chi taglia i pampini è punibile perché, cioè chi, lo zomer, cioè chi pota una pianta, perché è passibile di pena? Dice è passibile mishum notea. È possibile perché ha piantato un albero, non utilizza la regola principale che è Zorea, il seminare, ma dice Notea. Ora, se noi ragioniamo come il Ramach e diciamo che Notea non è un arv, ma è una Toladà, cosa succede? Succede che Zomer, il potare, è la Toladà di una Toladà e non di un arv. Quindi ci troveremo una costruzione ancora più ramificata rispetto a quello che pensavamo sino a questo momento. Altri, come il Rambam, come abbiamo visto,
pensano invece che il piantare è un av e il podare altrettanto, ma altri sono d'altro avviso e pensano che piantare un albero sia una toladà, e invece quindi tagliare i bambini sarebbe la toladà di una toladà, quindi derivazione di derivazione. Prossima volta torniamo all'argomento principale per cui a Babacamà. Ma esiste anche la categoria della toladà della toladà? Secondo alcuni sì, è quello che vi stavo dicendo adesso. Secondo questo? Secondo il Razzi, secondo la Benocanezzi. E sono punibili anche loro? Certo che sì.